Oggi, ebbene sì, primo video tutorial dedicato ad Halloween, sempre in collaborazione con il famoso gruppo Tenguru, di cui vi lascerò tutti i link appena escono i video delle altre ragazze. È un trucco sicuramente che rimane abbastanza sexy. Non deve essere particolarmente preciso, almeno per quanto riguarda gli occhi, perché di una pagliaccia stiamo parlando. Mi sono divertita tantissimo a farlo, spero comunque di vedere presto tutti gli altri tutorial delle altre ragazze, che tanto usciranno sicuramente prima di Halloween. Nulla, vi lascio direttamente al video, fatemi sapere che ne pensate, se lo trovate troppo difficile, se avete qualche consiglio da darmi per qualche tutorial sempre per Halloween, perché pensavo di girarne ancora un paio almeno. Io vi mando un grossissimo bacio come al solito e ci vediamo alla prossima. Mua! Dopo aver applicato un primer su tutto il viso, vado a stendere un cerone bianco, in questo caso utilizzo quello di MAC, e mi aiuto con una spugnetta in modo tale che appunto sia il più omogeneo possibile su tutto il viso, non dimenticandomi né delle orecchie né del collo. Una volta poi soddisfatta della base creata, vado a fissarla con una cipria. In questo caso non uso una cipria bianca, ma la uso leggermente rosata perché l'effetto che voglio dare alla base del viso è comunque un effetto schiarito, ma sempre naturale, non troppo bianco. Comincio poi a ridisegnare le sopracciglia e scelgo di utilizzare una base teatrale di color rosso. E mi aiuto con un pennellino angolato per creare due sopracciglia che siano un pochino più arcuate delle mie, quindi un pochino più inquietanti. E fisso questo colore poi successivamente con un ombretto più o meno dello stesso colore, quindi un rosso fucsia. Passiamo adesso alla parte degli occhi. Il trucco occhi, ragazze, è abbastanza semplice, anche perché non dovrete essere particolarmente precise. Quindi con un ombretto nero vado a tracciare quella che sarà la forma del mio disegno, del mio make-up. E successivamente comincio a colorare le due parti, insomma, nere. Nella parte superiore arrivo fino alla piega dell'occhio e utilizzo un pennellino piatto per applicare bene il colore. Vi consiglio, io non l'ho fatto, di utilizzare un primer sotto perché il colore rimarrà più pieno durante appunto tutta la serata in cui indosserete il make-up. Sfumo poi successivamente il nero utilizzando un color prugna, sempre opaco, e vado a sfumarlo appunto utilizzando un pennello a setole larghe. Una volta soddisfatta della sfumatura, passo alla parte che riempirò del colore viola. Voi potete utilizzare il colore che più preferite, io decido di utilizzare appunto un viola rosso perché comunque fa molto contrasto con il nero. E vado semplicemente a colorare le parti mancanti. In questo caso sfumerò il fucsia con un ombretto color carne in modo tale da avere una sfumatura che rimanga sempre molto graduale. Vado poi a riempire se ci sono eventuali buchi, proprio perché ecco, non ho utilizzato il primer, vado un attimo a ripassare la parte nera. Con una matita nera successivamente bordo la mia rima interna sia superiore che inferiore. E vado poi ad allungare, aiutandomi con un pennellino angolato, sempre, il mio occhio, sia nella parte più interna che in quella più esterna. Utilizzo in questo caso la matita, ma voi potete applicare benissimo un eyeliner, quello con cui vi trovate più comode, quindi o un eyeliner in penna oppure in gel, e vado poi a ripassare tutto il mio disegno. Aggiungo poi gli ultimi dettagli utilizzando in questo caso un eyeliner in penna che mi rende appunto un po' più facile tracciare i particolari. E infine applico dei brillantini, insomma, in diversi punti del make-up per rendere tutto il look un po' più sbrilluccicante. Se voi avete dei brillantini in una forma di cuore, secondo me, il risultato sarà molto migliore, però appunto io avevo questi. E dopo aver piegato le ciglia, passo all'applicazione del mascara sia sulle ciglia superiori che in quelle inferiori. Di
Dimenticavo inoltre di illuminare la zona sotto l'arcata sopraccigliare, vado a scegliere un colore leggermente satinato ed applico queste bellissime ciglia finte. Il look degli occhi, ragazzi, è terminato e passiamo alla bocca. Vado ad allungare leggermente i bordi esterni delle mie labbra in modo da creare con il trucco una sorta di sorriso finto. E faccio il tutto con una matita nera, la stessa che ho utilizzato per gli occhi. Mentre per le labbra utilizzo la stessa tinta che ho utilizzato per le sopracciglia e vado a creare una sorta di sfumatura tra appunto questo rosso ed il nero utilizzato precedentemente. Vado poi a realizzare un leggero contouring, dapprima con una terra marrone fredda e successivamente con un mix di viola che renderanno il look un po' più inquietante, insomma. Io, ragazzi, spero che il look vi piaccia, spero di essere stata utile per darvi magari l'ispirazione giusta. Fatemi sapere come vi truccherete voi per questo Halloween. Io vi mando come al solito un grosso bacio e ci vediamo presto.